Ti è mai capitato di essere stato offeso online su Facebook, all'interno di un gruppo di Facebook oppure su Instagram, all'interno di un blog, su un sito internet? Bene, in questo video oggi ti spiego quando si configura il delitto di diffamazione e soprattutto cosa puoi fare se sei stato offeso all'interno di un sito internet o all'interno di un social network. Ogni persona gode del diritto di tutela del proprio onore e la legge predispone degli strumenti affinché si possa tutelare la propria reputazione, la propria immagine, quando questa viene distrutta all'interno di un social network o su un sito internet. In caso di offesa alla reputazione su internet, si configura il delitto di diffamazione aggravata. Diffamazione aggravata perché quella condotta può in teoria raggiungere un numero indeterminato di persone. Ti faccio un esempio: un conto è che l'offesa alla reputazione avviene all'interno di una riunione di condominio dove ci sono 10-20 persone al massimo. Diversamente, nel caso in cui il post diffamatorio venga condiviso su Facebook o all'interno di un gruppo Facebook, la diffamazione è aggravata perché quel post può raggiungere un numero indeterminato di soggetti e dunque la tua reputazione è messa maggiormente in pericolo. Metti il caso che la diffamazione sia perpetrata da un soggetto con milioni e milioni di followers, beh, in quel caso la tua reputazione sarà distrutta davanti a milioni e milioni di persone. È chiaro che questa condotta, rispetto all'esempio che ti ho fatto della riunione di condominio, è una condotta che ha maggiore lesività della tua persona, è più pericolosa e per questo la legge riconosce una pena più elevata. In questi casi, per far sì che quella persona che ti ha diffamato venga perseguita nei termini di legge, potrai fare una denuncia. Qui da qualche parte in descrizione ti metto il link ad un altro video sul nostro canale dove ti spiego quali sono i passi per poter scrivere una denuncia querela. E attraverso di essa è possibile perseguire penalmente questa persona che ti ha diffamato affinché questa sia punita dopo un processo e affinché possa essere condannata al giusto risarcimento del danno. La tua immagine, la tua reputazione ha un valore e per questa ragione la persona, una volta condannata dopo un processo, sarà anche condannata al giusto risarcimento del danno. È chiaro che la condanna e il risarcimento del danno interverranno dopo diversi anni, perché, come ho detto, ci deve essere prima un procedimento penale e poi si giungerà ad una condanna. Ma nell'immediatezza la legge che cosa ti consente di fare? Di richiedere il sequestro preventivo del sito internet oppure della pagina Facebook o del gruppo Facebook. Questo perché si possa evitare che la condotta di diffamazione possa essere portata a conseguenze ulteriori, cioè per evitare che tu possa essere diffamato ulteriormente. Si chiederà dunque al pubblico ministero di intervenire nell'immediatezza affinché quel reato possa essere portato a termine attraverso l'oscuramento del sito internet o l'oscuramento della pagina Facebook o del gruppo Facebook, in maniera tale che nessuno più potrà accedere a quel contenuto e la tua reputazione sarà salvaguardata. In questo caso, il gestore dei servizi provvederà a oscurare il contenuto e a rimuovere il link di accesso al contenuto. Dunque, questi sono gli strumenti che la legge riconosce alla persona diffamata di poter intervenire affinché la sua reputazione sia salvaguardata, quindi sia nell'immediatezza che successivamente attraverso la punizione del colpevole e il risarcimento del danno. Se vuoi ottenere maggiori e più dettagliate informazioni su questo argomento, in descrizione ti metto il link al nostro articolo che troverai sul nostro sito. Se hai gradito questo video, ti invito a mettere un like,
affinché altre persone che come te stanno cercando questo tipo di informazioni possano visualizzare questo contenuto. Inoltre, se vuoi sempre restare aggiornato sul mondo del diritto, sulla procedura penale, sul diritto penale in generale, ti invito ad iscriverti al canale ed attivare la campanella in maniera tale che tu potrai sempre essere avvisato quando pubblicheremo sul nostro sito un nuovo video.